Mister Alfonsi, soddisfatto molto per il primo tempo, arrabbiato per il secondo. Quindi alla fine sono molto arrabbiato, perché non si può fare un primo tempo del genere e poi non si può perdere la partita. Ma non tanto per il primo tempo, perché il secondo tempo è una squadra che si deve salvare, deve essere più brutta, cattiva, rabbia, deve essere un agonismo diverso da quello che abbiamo messo. Quindi non posso essere soddisfatto, ma a parte del risultato, ma proprio per la cattiveria che alla fine poi non ho visto. Una squadra che si deve salvare deve essere molto più cattiva di quello che abbiamo messo nel secondo tempo. Cattiveria che avete mostrato nel primo tempo, soprattutto in quei primi 20-25 minuti. Ma sì, abbiamo fatto benissimo il primo tempo, potevamo fare anche il terzo gol che forse avrebbe dato una sterzata definitiva alla partita, però questo è il calcio. Ho cambiato Padovani, ma non per demerito di Padovani, perché soltanto con l'obiettivo che il Chieti si stava sbilanciando e Spadagna aveva delle caratteristiche diverse a Spadovani, potevamo sfruttare le caratteristiche di Spagna, però poi non siamo riusciti a fare niente nel secondo tempo, non siamo entrati in campo con la cattiveria giusta, con la grinta giusta, e quello è il rammarico, che una squadra che si deve salvare deve metterci molto ma molto di più in mezzo al campo. Al di là del risultato, rispetto alla gara di Teramo, un passo indietro? Sì, ma un passo indietro, ma il primo tempo no, il primo tempo abbiamo giocato alla pari, poi va dato anche merito a Chieti, che è una squadra attrezzata, fatta per vincere il campionato. Noi sappiamo che dobbiamo fare un altro campionato rispetto a Chieti, tanto con una squadra come noi che il primo tempo sta 2-0, poi al minimo un punto devi riportare, non puoi fare due gol a Teramo e due gol a Chieti e riportare a casa soltanto un punto.